Sono Flavio Lita, oggi sono qui a questo evento per parlare dei problemi di accessibilità che si riscontrano in città. E, io sono uno studente iscritto alla facoltà di informatica presso il polo di Macchia Romana dell'Unibas, però attualmente ho sospeso i corsi proprio a causa delle barriere architettoniche che sono presenti nel polo universitario. Infatti, lungo il percorso ci sono porte tagliafuoco che un diversamente abile non riesce ad aprire senza un accompagnatore. L'università aveva promesso anche un accompagnatore, ma questo non è stato mai assegnato. L'altra grave situazione in università è quella delle aule, perché i diversamente abili sono costretti a seguire soltanto al piano terra delle aule, perché gli altri, il piano intermedio e quello superiore, non sono accessibili. Quindi ero costretto a stare in un banco isolato, lontano dagli altri, attaccato alla cattedra del docente, e questo è sia, diciamo, un atto di discriminazione perché non potevo socializzare con gli altri, ma stavo anche in una posizione scomoda, appunto, dovendo stare con il collo sempre all'insù, vista la vicinanza con le lavagne. Altri problemi che io riscontro in città sono ad esempio quello dell'inaccessibilità delle attività commerciali, che è diffuso soprattutto nel centro storico. Perché le attività commerciali, appunto, presentano gradini e pochi sono gli esercenti muniti di pedana. Sicuramente un'altra grave situazione è quella dei marciapiedi, perché gli spostamenti sono complicati per chi si trova in sedia a rotelle, sia a causa di quella che può essere la pavimentazione dissestata, oppure anche di ostacoli presenti lungo il cammino. E quindi, appunto, oggi a questo evento, oltre a parlare di ciò, verrà presentato un progetto che si propone proprio di incentivare l'abbattimento delle barriere, soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali. Siamo qui oggi per presentare l'iniziativa Barriere Zero Potenza per Tutti e si partirà con questo confronto aperto a tutta la cittadinanza, grazie a Flavio e a tutte le testimonianze che porterà qui oggi. Avremo modo di confrontarci su ciò che porterà e su tutte le difficoltà che quotidianamente i ragazzi e le ragazze portatrici di handicap incontrano in questa città, con l'obiettivo che, diciamo, come forum abbiamo, che è quello di trovare una soluzione concreta affinché questa città davvero diventi per tutti. E porteremo avanti un progetto che non si esaurirà nell'incontro di oggi, ma si snocciolerà in un contest grafico per l'ideazione di un logo che verrà apposto su tutti i luoghi e le attività commerciali che saranno ritenute accessibili o che si doteranno di attrezzature affinché possano essere accessibili a tutti, in modo tale che davvero questa città possa avocare a sé questo progetto e farlo proprio. È importante sottolineare che questa è un'iniziativa del Forum dei Giovani, ricostituito da questa amministrazione grazie a un intenso lavoro di dialogo con la parte più giovane, più fresca della città. Loro hanno costruito un tavolo di ridefinizione delle regole di ingaggio fra amministrazione e ragazzi per costruire proposte. Essere qui stasera significa aver fatto centro, perché questo è uno dei primi momenti in cui il forum si trasforma da luogo consultivo in luogo di proposta, quindi di proposizione, di suggerimento all'amministrazione. Noi siamo qui, almeno nello specifico, come dirigente dell'unità di servizi alla persona, proprio per ascoltare le proposte che i ragazzi hanno pensato insieme anche a Flavio Lita, quindi insieme a dei beneficiari di queste misure, e per poter condividere le possibili soluzioni da praticare nell'immediato.